cos'è? Cani e porci. Ma cos'è questo? Ma perché una bestia? Poverino. È il cane, il cane. Tu. E l'acqua e il can. Ma è tuo davvero, sì. Eh sì, e se ci chiudono la trasmissione andiamo al circo. Io e te. Mangialo. Ma come mai mangialo? Ah, certo, perché per lei questo è un mastino, date le dimensioni, è chiaro. Lucianina, sei triste che questa è la nostra ultima puntata? Ma della... per un... niente. Oh, per il... No, il pubblico, niente. Scusa, non sei... ti dispiace niente. Lasciare il pubblico? Avete notato che saltando arriva più in alto di quanto dell'altezza di Luciana? No, è un prodigio. Bravo, prendilo in braccio, poverino. Prendilo in braccio, poverino. Ecco, adesso il microfono non si sente nulla. Bene, è un momento di tenerezza che, però conoscendo la temo lo possa mangiare. Quindi mandiamo la pubblicità. Facciamoci, è l'ultima puntata. No, dopo che hai baciato lui, preferisco baciare lui. Va bene, allora, pubblicità e poi fra due minuti le delizie di Lucianina Littizzetto. Ma lui mandalo in camerino. Luciana Littizzetto! Mi fai fare una cosa? Ma sono contenti perché non ti vedono più per 3 mesi. Infatti, no, mi fai fare una cosa, siccome sì. È solo un arrivederci, perché noi dalla prima settimana di ottobre, dal 3 ottobre ritorneremo in onda, però vista l'ultima puntata, intanto un grazie di cuore, sincero, non solo al pubblico naturalmente, ma anche a Endemol e alla RAI che insieme hanno prodotto questo programma, agli autori, al regista, a Lucio Forzano, a tutti, non faccio nome, adesso dimentico tutti, ma... Insomma, soprattutto in particolare perché sono qui, oltre agli autori e curatori, al direttore di rete, tutti quanti, sono tutti i nostri colleghi, giovani intellettuali, che purtroppo per loro si occupano di noi e che formano la cosiddetta redazione. Grazie di cuore. Dai. Grazie molte. Di tutto. Dai, baciamoci. Ha già fatto con Baudo, se no lo farei. No, ma facciamo finta che ci lasciamo allora. Con dispiacere, ma non è vero. Sì, per no, ma non è vero. Ci 32 puntate così sono tantissime. Ci sono pesate? Mamma mia, tu che facevi cadere le balle, io che dovevo raccattarle. Eppure sono ancora in formissima, guarda. Sì, sì, sempre la stessa forma. Sono sì. Come Brunetta. Sì, esatto. Piccola e con tanta voglia di dire minchiate. Ecco. Vedi? Bene, diciamone una questa sera. Definitiva? No. Tu invece sei sverso, però. Sono allegrissimo. Sei giallo. Ma io sto benissimo. Sai le banane quando le dimentichi sul cruscotto della macchina? Sì, è vero. Colore marroncino diventano, però. Si ossidano. No, davvero? Sì. No, ti sei messo il deodorante sotto la giacca? Sei tranquilla, grazie, sì. Sai sì. Che no, perché adesso, non so se hai visto, c'è quella pubblicità del deodorante che si mette direttamente sulla giacca. Mi fa impressione, non le guardo. Non ma sapere. Anche a me fa impressione, perché è come fare il bidet con i pantaloni. È incredibile. Hai visto? Va bene. No, bisognerebbe prevederne una anche per i calzini, non li cambi quando hai due ratti morti, spruzzi... E due cespugli di pitosforo, anche per le mutande, eventualmente. Va bene, basta, abbiamo capito. Quando agognano una bacinella d'acqua come i beduini nel deserto, spruzzi, alè. Ma libero e bello col derriere che sa di salvia. Ma cerca di essere... Ma che orrore, è un po' inglese. Adesso c'è il mister che va in Inghilterra, cerca di essere allora, un po' su. Allora, sono nervosa. Perché? Perché a Torino hanno messo il digitale terrestre. E allora? E a noi a Torino ci girano le balle come a Camillo Benso, conte di Cavour, prima dell'Unità d'Italia, va bene? Perché? Ci fuma la mole. Come, adesso nulla. Arriverà anche a voi della Basilicata, voi del Lazio, voi della Lombardia. Non so, allora, vi spiego. Si vede sul digitale terrestre anziché sul... Il digitale terrestre sì. È quella roba per cui tu pagando sì. Puoi vedere Rete 4 e Rai 2. Che uno dice, ma le vedevo al già. Al momento, ma poi tutto andrà sul digitale terrestre, credo di aver capito. Per ora, Rai 2 e Rete 4, che tu dici, le vedevo già. Sì, però adesso paghi per vederle. Capisci il vantaggio del digitale terrestre? Ma cosa paghi? Paghi il decoder. Ah, ma sei un televisore vecchio, quelli nuovi invece ce l'hanno già dentro. Sì, ma c'è un sacco di gente che ha il televisore vecchio, eh? Già, allora, tu no. Paghi, le immagini si vede meglio, più nitida. Quindi tu paghi per vedere Miglio Fede più bello e più nitido. Capisci? Questa è la verità. È così. È un po'...
un po' come dire che ma la mutua d'ora in poi devi pagare le supposte. Però in compenso te le danno grosse come ceri di Gubbio. Pensa che culo, capisci? No, perché... è vero! No, ma su, la battuta... È un paragone. No, perché comunque questi decoder costano 40 euro e ne devi mettere uno per ogni televisore. Sì. In modo che tu ti sposti nelle stampe, nelle stanze, puoi vedere Emilio Fede nitido. Ma perché tu hai un televisore ancora con la gondola, quelli nuovi... Non è vero, bisogna metterli! Ma quelli nuovi ce l'hanno dentro, scusa. No, io c'ho un televisore nuovo e un altro no. E allora tu metti questo decoder, 40 euro, vabbè, e non riesci a sintonizzare i canali, e ti vanno in palla tutti quanti, viene tutto nevischio... E per digitare Rai 1 devi fare 1492 per scoperta dell'America. Allora, io per carità, ci mancherebbe, non dico mica che non dobbiamo metterlo, no, però... Abbiamo già l'analogico, il satellitare, la rava, la fa, vabbè, mettiamoli. Però pagate voi, ho capito, perché dobbiamo pagare noi, facci capire. Poi tra l'altro, scusa Fabio, perché lei, essendo anziana, con la tecnologia non è... cambiano le tecnologie, ma le cose da vedere sono sempre le stesse. Ecco, ma volevo farti una domanda, ma... cioè, io devo pagare per vedere Emilio Fede, che lo vedevo già. Sì, ma lei ci ha detto prima. E anche la replica di Ghost e del commissario Rex. Ecco, ma per dire, Rex, finisce in modo diverso sul digitale? No, è sempre uguale. Anche noi due, su digitale terrestre, sembriamo i fregi del Partenone, va bene, tanto siamo noiosi. Oh... sono incazzata, guarda. Si vede che non ti è andata giù questa cosa. No, sono come Bondi. No, poi non è capace. Cosa c'entra adesso Bondi? Sei Bondi, l'hai visto come si è incazzato da Floris? Sì, era furibondi. Mamma mia. Sì. Ma sai che mi ha fatto fin paura? Io non pensavo che Bondi si potesse incazzare. Sì, cioè, vabbè, invece... pensavo che lui fosse tipo una creatura celeste. Gli ha preso quella... un'acquasantiera. Ma sai che quelli più... il cagnone buono, un San Sebastiano. Quelli più quieti poi a un certo punto... ma di me te l'aspetti che magari mi parta la scheggia? No, perché tesoro? No, me ti aspetti che arrivi e ti strangoli con le mutande. No, invece no. Bondi, no, l'ectoplasma soave. Ecco. Che mite un sentimento al cuor ci ispira. Se tu prendi Bondi e una pera cotta e fai il gioco delle 10 differenze, non ne trovi neanche una. Ma dai, ti ha dedicato una poesia. Ma lo dico, ma con carineria. Con carineria. Sai che l'altra volta ha detto che ti voleva dedicare una poesia. Me l'ha dedicata. Appunto, è stato gentile. Comunque si è incazzato. Te l'ha dedicata già? Sì. E come fa? Su Vanity Fair, dice... figa spaziale, pazzesca. Lui non dice mai bugie, qual è la... non la ricordo, ma mica me la imparo a memoria, le poesie di Bondi. Ora, adesso, ecco, con tutto rispetto. Va bene. Allora, ti dicevo che si è incazzato con Franceschini. Sì, l'ho visto. E mai è diventato... sembrava posseduto, sembrava che fosse uscito un alien dal corpo. Ma urlava come un'asina che partorisce, gli ribolliva proprio il cerume nelle orecchie. A un certo punto ho detto, adesso... ho pensato, adesso gli spuntano quattro ali nere e parte in volo facendo le fiamme dal sedere, incenerendo tutto. Franceschini, cameraman, Floris. No, secondo me prima o poi succederà anche a Tremonti. Che si arrabbia? Ma sì, perché Tremonti è un altro che è sai composto, tutto sì. Composto, sì, però gelido. Lui già si capisce che... sembra una serie di quelle borse ghiacciate che si mettono per le slogature. Non ci ho mai fatto caso, no. Secondo me prima o poi anche lui sdarà. Ecco, vediamo di non farlo questa sera. No, secondo me prima o poi anche lui entrerà in Parlamento correndo, tirandosi su e giù le mutande così dicendo conteggiami anche questo nella finanziaria! Conteggiami anche questo nella finanziaria. Però speravo che essendo l'ultima puntata tu avessi cercato un linguaggio, no, diciamo. No, dice che secondo me poi davvero Tremonti è l'unico che lavora in questo momento. In questo momento di puttanaio cosmico, sembra uno di quei pianisti del Far West che tutti si sparano. Con la sua calcolatrice continua a suonare. Oh. A meno che non l'abbiano proprio imbalsamato, come sai, quei cani di ceramica che si mettono negli ingressi. Ecco, va bene. Secondo me il vero problema in Italia, sai qual è? Ho fatto questa indagine sociologica, è che non capiamo mai chi dice le bugie. Questo sì, effettivamente diventa ma difficile. Ma il creatore non ci poteva far crescere il naso anche noi come Pinocchio? Se nel mio caso è andata abbastanza bene. Hai già raccontato tante di quelle balle. Ho visto anche il figlio di Baglioni, devo dire, qualche palla ne ha raccontato anche lui. Anche il papà. Ma poi il papà ha fatto dei lavori di ristrutturazione.
No, un bel lodo con lodi. Sì. Di modo che quando uno conta balle, gli cresce il naso. Ma sarebbe molto più comodo. Ci si muoverebbe con difficoltà in giro per le strade, grandi incroci. Ci sarebbe un groviglio pazzesco da sbrogliare col macete, però... Sai, puoi fingere per 2 mesi, l'antenna di Radio Maria non è che puoi più fingere, capito? E poi, per i più recidivi, si accorcia il Walter anche. Per la legge del nulla si crea e nulla si distrugge. Una compensazione. Esatto. Quello che se si allunga il naso, questo vale per il 50% però diciamo degli esseri umani, le donne è difficile. No, però la maggior parte siete voi. Sì, politici, certo, chissà perché. I politici, guarda che conto alle balle, sono tutti uomini. E poi secondo me ai politici non gliene fregherebbe niente di avere il naso lungo, ma non potrebbero mai tollerare di avere il Walter corto, secondo me. Proprio una roba che non potrebbero. Secondo me è uno che è molto sincero. Sì. Califano. Sì, che non ha più il naso, però sotto deve avere. È un mostro. No, è un mostro. Anche il cane l'ha abbandonata, se n'è andato per dire, non le poteva più. No, se n'è andato. Allora, veniamo alla notizia farlocca. Ah, non è questa? No, questa è la serie. Sì. La notizia balenga, notizia scagazza, insomma, il gran boiatone finale. Sì. Il gran boiatone finale. Ecco. Allora, un consiglio per le vacanze. Sì, tesoro. Se volete andare in vacanza in coppia, vi do questo consiglio. Andate nel Michigan, in uno zoo del Michigan. A fare che, mi chiederai? A fare che, ti chiederò? A fare un giro, un esperimento, Luciana. Un'iniziativa che... No. Che si chiama Zoroica Program. C'è uno che c'è stato e ride già. È uscito dallo zoo. Sì, esatto. Allora, Zoroica Program sarebbe un tour all'interno delle gabbie per vedere gli animali che si accoppiano. Quindi Fabio, se tu vuoi andare lì, è inutile che ti porti le noccioline da dare all'elefante, perché lo vedrai mentre, al limite devi poi infilargli una sigaretta. Luciana! Nella proboscide dopo che ha finito. Non ho mica detto, sigaretta dove vuoi mettere? Allora, Luciana cosa? Oh. Allora, dicevo, praticamente loro dicono che vedendo gli animali che si accoppiano, anche le coppie ritrovano nuova linfa, ma te ti pare? Ma io, donna, in un momento di fiacca del desiderio vedo due lama che si accoppiano e ritrovo nuova linfa. Che poi davvero gli animali che si accoppiano non è che sono sta meraviglia, cioè io vedo sempre i colombi sul mio davanzale, lui sale sopra lei come se fosse un gradino, l'amante religiosa uccide il marito, la vedova nera credo anche, i polipi con tutte quelle zampe fanno impressione, il cavallo un po' fa impressione, un po' fa invidia, e il cane non distingue una femmina da una coperta, da un ginocchio, cosa vai a vedere? E poi scusami, anche gli animali... Avranno un po' di privacy. Pensa se metti tu, mentre fai del chupa dance, ti trovi intorno al letto 6 gorilla che ridono. Non succede. Non aiuta. Allora, adesso vi do dei consigli. Ho approntato una specie di Kama Sutra per secondi. Le vacanze, che ne abbiamo un po' di più. No, perché non mi bastano. E abbiamo un po' un Kama Sutra personale, che si chiama il Kama che Sutra che tempo che fa. Sì. Dove vi do alcuni consigli, alcune posizioni per dare aria nuova tra le lenzuola. Sì, facciamo venire Filippa intanto. Dunque, intanto partiamo dal fatto che, una cosa che dovete capire, che se vostro marito ha le maniglie dell'amore, è inutile spingere, non danno accesso a nessun vano interno, ok? E poi soprattutto, che è vero che le misure non contano, però se lui ha un boma da surf, lascia stare. Allora, prima posizione. Sì. Posizione dell'uovo di Pasqua. Lui deve essere sdraiato, ricoperto di cioccolato, e lei gli prende a martellate le mutande per vedere la sorpresa. Posizione del CID. Allora lui è sdraiato e lei gli entra nella fiancata e alla fine sono messi come due macchine incidentate. Posizione del Nibelungo. Lui ha letto e lei gli esegue la cavalcata delle Valchirie sul Maronte. Posizione di Biancaneve, lei ha letto che fa finta di essere morta e 7 nani che cercano di risvegliarla. Posizione. No, ne ha ancora 3. Posizione del folletto, lei lo prende per le gambe e lo passa su e giù per il tappeto anche negli angoli difficili.
Posizione del cappuccetto rosso, lei nel bosco a raccogliere fragoline, lui vestito da nonna a letto col cacciatore, e infine posizione del missionario porta a porta. Lei a letto, lui suona din don, va a aprire Bruno Vespa e fa na 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 na. Luciano Littizzetto, grazie di tutto. Ci vediamo a ottobre.